Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video, ben trovati sul mio canale. Sono come sempre DJ Pack. Ferie che stanno pian piano finendo, i video in questo periodo sono stati un pochettino di meno perché comunque un po' di vacanza era abbastanza meritata, dai. Prima di cominciare con il video di oggi, vi ricordo le cose per me fondamentali, cioè iscrivetevi al canale. Lasciatemi tanti like, qualche bel commento sempre gradito, sotto in descrizione. Qua sotto in descrizione ci sono, come sempre, gli altri miei social. Seguitemi anche sugli altri social, magari per avere qualche informazione più diretta, perché i video si sa, si mandano in onda una volta a settimana o anche più spesso, ma una tantum, gli altri social, il contatto è più diretto, decisamente. Di che parliamo quest'oggi? Innanzitutto vi devo chiedere scusa per lo sfogo che ho avuto qualche settimana fa quando mi lamentavo del tipo di utenti che guardano i video, commentano, magari offendono e quant'altro. Vi devo chiedere scusa perché visto anche alcuni tipi di YouTuber, influencer, videomaker, o chiamateli come volete, ci sono in questo mondo, in questo bellissimo mondo virtuale, probabilmente gli insulti e quant'altro sono del tutto meritati. Io sostengo sempre che viene reso quello che uno si merita, quindi se tu sei educato ti meriti i commenti educati, se sei uno stronzo o comunque ti comporti da tale, è giusto che magari vieni anche offeso o che comunque ti meriti un certo tipo di utenza. La penso così. Scusatemi ancora, il video sfogo di qualche settimana fa non aveva senso di esistere, o magari ha senso di esistere per quei pochi che comunque cercano di mantenere un certo comportamento verso gli utenti, perché io, ragazzi, credo che comunque chi ci mette la faccia, è vero, ci mette la faccia, però anche delle responsabilità. Perché comunque poi magari una, due, 10, 100, 1000, 100.000 persone ti seguono e devi stare anche un po' attento a quello che dici, essere anche abbastanza politically correct. Però va bene, ripeto, scusatemi lo sfogo di qualche settimana fa, evidentemente ci meritiamo, anzi abbiamo quello che ci meritiamo. Molto semplice, molto molto semplice. Il video di quest'oggi, di cosa voglio parlare? Ho visto che oggi, che è il 18 di agosto, sarà disponibile anche in Italia la nuova Pico Compact di casa Eliaf. Non sto qua a fare recensioni, lo sapete, in questo canale non si fanno recensioni, e forse anche per questo che non ho un cazzo di iscritti, va bene così. Però voglio, cioè, stanno continuando ad uscire una miriade, ripeto, miriade di pod mod che per inutili, nel senso, sono tutte uguali, hanno un tiro di guancia che non è un tiro di guancia, hanno una batteria ridicola e non servono assolutissimamente a smettere di fumare. Io, ragazzi, a me chi mi dice che è il contrario, una pod mod può andare bene per chi come me ha già smesso di fumare, magari vuol portarsi dietro durante una cena qualcosa di comodo, di non ingombrante, non può portarsi dietro 1000 batterie o la roba per originare e quant'altro, ci può stare. Ma credetemi, una pod mod con 500 mAh di batteria non serve per smettere di fumare. Perché, direte voi? Perché molto semplicemente il neo svapatore, chi si approccia alla sigaretta elettronica, ha bisogno di un qualcosa che gli duri durante tutto l'arco della giornata, di un tiro abbastanza contrastato e di nicotina. Ovvio, se tu vieni da un 4-5 sigarette al giorno, di nicotina te ne puoi permettere anche poca. Se vieni, come venivo io, da un pacchetto di sigarette al giorno, nicotina ci vuole, come, perché il tuo fisico è di quello che ha bisogno. Infatti, molti che calano troppo repentinamente la nicotina non riescono poi a smettere perché ne hanno ancora bisogno. È il fisico che te la chiede, ragazzi. Purtroppo la nicotina è così, va in crisi di astinenza come una vera droga, ma queste cose le sappiamo. Allora,
Il neo svapatore che vuole provare a smettere di fumare, batteria di 500 mAh, magari anche il contenuto del liquido è relativamente poco, quindi già il fatto di dover riempire più volte durante la giornata ti può rompere le scatole. Verso le 3, le 4 del pomeriggio, mentre sei fuori per lavoro, ti si scarica la sigaretta elettronica. Non tutti hanno la forza mentale o la pazienza di averci un power bank dietro, di avere il cavetto in macchina, di attaccarla mentre si viaggia o in ufficio. Si fa la cosa molto più semplice, si scarica la sigaretta elettronica ma accende una paglia. Ricordate sempre, ragazzi, che chi fuma viene da un mondo dove la semplicità regna sovrana, cioè io scarto il pacchetto, tiro fuori la sigaretta, me la accendo. Di qua invece devi cambiare resistenza, mettere il liquido, ricaricare la sigaretta, cioè ci vuole un pochettino di tempo per portare l'utente a queste cose, ci si fa tranquillamente, ma un pochettino di tempo ci vuole, e specialmente all'inizio, quando uno ha bisogno di nicotina che sta sempre attaccato al ciucciotto, se ti si scarica il ciucciotto vai a comprarti le sigarette tradizionali, non si sfugge. Come non vanno bene neanche le pod troppo ariose o con la resistenza troppo bassa. Per smettere di fumare, ragazzi, non serve un tiro aperto, ci vuole un tiro chiuso. Poi, per carità, c'è chi riesce a smettere anche con un tiro aperto, ma sono veramente pochi chi ce la fa, perché all'inizio ti serve un tiro contrastato, come fosse una vera sigaretta. È così, ragazzi, non ditemi di no perché non è vero. Sì, so che qualcuno ce l'ha fatta anche con le pod mod, ma secondo me sono veramente, veramente pochi. La mia piccola polemica dove sta? Io non capisco, i produttori loro fanno bene giustamente a produrre quello che chiede il mercato, perché nessuno dei nostri scienziati che viaggiano per il web si sia mai approcciato con un produttore chiedendogli una cosa semplice, molto semplice, che riesca a soddisfare un po' tutto, cioè una pod mod con un tiro abbastanza chiuso e contrastato, che abbia una resistenza intorno all'ohm, perché sotto, ragazzi, sono secondo me un po' controproducenti per chi comincia, per chi svapa da molto no. Dice va bene, ma se fai la batteria troppo grossa poi diventa grossa anche la pod mod. Sì, ma un cazzo di power bank per infilarcela dentro e per ricaricarla stile IQOS è troppo complicato, e chi se ne frega se poi assomiglia alla IQOS. Ragazzi, siamo in un mondo dove molti copiano, e onestamente uno dei grandi successi dell'IQOS è che grazie a quel cavolo di power bank riesce a fartela durare tutta la giornata, tutta la giornata dura. E fate una cazzo di cosa uguale, magari con un power bank non enorme, di dimensioni umane, che mentre tu la tieni dentro ti ricarica la batteria, ti tiene protetto il drip tip, perché non so per quale motivo i fumatori si lamentano del fatto che i drip tip sono scoperti quando poi magari si mettono in bocca di tutto. Vabbè, questo comunque uno ci si arriva col tempo a capire queste cose. E comunque, ragazzi, una scatolina, un cazzo di power bank per tenerla dentro, per portarsela a spasso, per farci tutta la giornata, ma sarebbe così complicato? Non lo so, ma la cosa che mi lascia un po' dubbioso è il fatto che continuano a uscire miliardi di pod mod del tutto inutili, perché ripeto, tiri troppo ariosi che non sanno cos'è un tiro di guancia, oppure resistenze troppo basse, oppure vie di mezzo con resistenze abbastanza alte ma con un wattaggio ridicolo. Che me ne faccio di una 06, una coil 06 con massimo 25 watt di output? Non è né carne né pesce. Quindi mi sorprende questa cosa e non capisco perché nessuno possa interpellare un produttore, magari per farsi fare una cosa semplice da utilizzare e anche funzionale, perché deve essere semplice e funzionale. Vabbè. Piccolo sfogo, scusatemi, mi sono chiesto questa cosa anche perché, ripeto, ho visto la Pico Compact che sta per uscire con non so se la regolazione dell'aria, non so niente, non ho visto le specifiche. Di buono ha che ha una batteria intercambiabile, però coil da 04 e non mi sembra di aver visto regolazioni dell'aria.
è un po' così, dai. Detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, lasciate anche qualche bel commento, è sempre bello interagire con voi. Sotto in descrizione, qua sotto, ci sono come sempre gli altri miei social, seguitemi anche su altri social. Ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Ciao!